Siamo con un ragazzo qui di Linosa, protagonista di un corto di Salvatore Tuccio. Allora, voi rappresentate i disagi dovuti soprattutto al fatto dei collegamenti. Tu ti senti proprio molto lontano dal resto dell'Italia, vero? Certo. Cosa vorresti fare da grande? Io? Il meccanico. Ma qui a Linosa oppure in terraferma? No, a terraferma. Come passate il tempo voi qui, ragazzi linosani? In giro, così. D'estate a caccia di ragazze. Estate a caccia di ragazze a campo. Soprattutto straniere, no? Sì, certo. Senti, ne vengono? Sì, un pochettino. So che tu fai il primo liceo scientifico quest'anno, quindi quanti siete? C'è la prima classe dello scientifico. Sì, siamo 11. I docenti da dove arrivano? Da Agrigento. Quindi abitano qua? Sì. Quindi prossimo anno farai il secondo sempre qui, non sarai fortunato ad andare fuori? Fuori, sarò sempre qua. Senti, che effetto ha fatto girare questo corto? Insomma, i primi giorni un pochettino di emozioni, poi... E poi quando l'hai visto era così bello per come pensavi? Sì. O ti aspettavi qualcosa in prima, più? Prima no, non mi aspettavo niente di più. Ma hai provato molto, hai fatto tante volte... Sì. Quante, tantissime? Tantissime. Senti, allora, il tuo sogno è quello di fare il meccanico, ma i ragazzi di Linosa, gli altri sempre vogliono fare i meccanici o qualcos'altro? No, non lo so, chi studia elettricista, fuori, altre cose. Ma non è un peccato tu che quando avrai il diploma del liceo scientifico fare il meccanico, non potresti fare qualcosa di più, andare all'università? Boh. Non lo sai. Ciao. Ciao. L'anno scolastico sta per concludersi. Vorrei darti una valutazione se ti fa piacere. Ho letto il tuo tema, non riporta alcun errore grammaticale né ortografico. Ti va di copiarlo in bella entro un'ora, eh? Professoressa, mi dispiace, ma il mio è solo un sogno. Se solo fosse nel cassetto, cercherei di aprirlo e tirarlo fuori. Ma il mio sogno è negli abissi di questo mare che tende ad oro. Voglio fare l'attore. Cosa? L'attore? E questa da dove t'è venuta? Non dire fesserie, sei già grande per sognare. Finisci di mangiare, fila dritto in camera a studiare. Quasi mezzanotte, ma dovrei dire che la gioventù pullula a Linosa, ma ancora forse non è tempo, o sbaglio? No, ancora, diciamo che ancora è presto, aspettiamo agosto. Solo agosto? Sì. Allora, siamo con? Giardina Tiziana. Ciao Tiziana, ciao. E ciao? Daniele a letto. Allora, Tiziana, raccontami un po' dei giovani qui a Linosa. Beh, i giovani, diciamo che siamo pochi, ma buoni. Nel senso che ci uniamo tra di noi, facciamo feste, ci divertiamo insomma con poco. Ma siete pochi perché? Sono andati via gli altri? Perché siete 400 gli abitanti, sono di più gli anziani? Si vive bene, si campa tanto? Allora, si vive bene e si campa tanto, ha ragione. E si fanno pochi figli?
pochi, sì. Quindi sei contenta di restare a Linosa, no? Io con un lavoro stabile, sì, rimarrei. Okay, con piacere. Aspetta, quindi non ce l'hai il lavoro tu? Lavoro solo d'estate. Solo d'estate. Invece sentiamo uno studente universitario. Sì. La tua scelta è stata obbligata, nel senso che, ecco, volevi fare questo? Vabbè, obbligata no, però dettata sicuramente dalla mia passione. E quindi all'età di 14 anni, come tutti, mi sono spostato ad Agrigento per poi intraprendere gli studi accademici, vabbè, in questo caso accademici, liceo, e poi man mano. Il fine settimana torni a casa? No, perché la nave giustamente non garantisce degli orari che di rientro che comunque favoriscono il rientro a Linosa, e poi la distanza è troppo. Senti un emigrante? No, sto bene anche fuori, ma sto bene anche a Linosa. Allora, come si può aiutare questa comunità? Io ho intervistato tanta gente e parla di parecchi problemi. Lei dice che non c'è Nene che sta bene, però parecchi problemi, soprattutto legati a questo fatto appunto dei collegamenti. E come si può aiutare da lontano? Ti senti ancora uno di loro, visto che sei così... Vabbè, essendo linosano è normale che mi sento uno di loro. Il problema legato ai trasporti è un problema che da sempre comunque ha caratterizzato l'isola di Linosa. Sicuramente migliorando gli approdi, migliorando le infrastrutture e i trasporti. Ma come non si discese mai in guerra a fare scioperi? La prima cosa che ho chiesto è questo, dico, ma perché state subendo tutto questo? Ma forse perché siamo un po' abituati, come isolani, a subire un po' tante cose, però un po' rassegnati, un po' con la forza di volontà di resistere un po' a tutto. Come si vive in un'isola, dicono che non c'è, ma come si vive in un'isola dove tutto sanno di tutti, c'è il grande fratello qui. Insomma, ti senti sorvegliata, controllata? Un po' sì, però comunque, come dice non lui, puoi stare con uno a passeggio perché pensano magari che è tuo ragazzo. No, ma questo è una cosa, cioè la bigotteria non c'è più. No, tranquilli. Ora siamo quasi direi modernissimi. Abbastanza. Sì. Cosa faresti per la tua Linosa, ecco, nel caso avessi la bacchetta magica? Oltre ai collegamenti, c'è qualcos'altro da fare? Sicuramente la sanità, migliorare la sanità, vabbè, i collegamenti soprattutto, e renderla un po' più vivibile su certi aspetti, quindi legati sempre alla funzionalità generale. C'è il campanilismo fra Linosa e Lampedusa? Tu sei comune di Lampedusa? Sì. Facciamo comune con Lampedusa, però... Ti senti una lampedusana? No. Quindi c'è questo campanilismo, vi sentite differente? No. Quindi anche passare un po' il tempo d'inverno? Passare il tempo è poi una cosa abbastanza diversa, insomma, facciamo un po' di tutto. Senti, come sono i rapporti con gli anziani di qua? Ma splendidi, ci conosciamo tutti. Quindi di conseguenza c'è un rapporto abbastanza... Sono quasi i nostri consiglieri, no? Ah, esiste ancora, certo. Cioè, l'anziano che... viene questa cosa, sì. Ho capito. Senti, e mentre la parrocchia? La parrocchia? Avete voi un rapporto col parroco o no? Sì. Come sono i rapporti? Ci sono una comunità così piccola. Ma tu cerchi suggerimenti? No. La parrocchia così piccola, dico io, di solito è il punto d'unione, il prete. Sì. È il punto di unione. Ho capito che non sei molto contenta. No, il prete, diciamo che è amico di tutti, cerca di accontentare tutti. Ti piacerebbe fare il consigliere comunale per dire a quelli di Lampedusa che Linosa è alla pari di Lampedusa? Sinceramente no. No, non ti piace la politica? No. Niente di niente? No, assolutamente no. A te piacerebbe? No. Allora, il tuo futuro è naturalmente nelle belle arti, no? Penso di sì. E qui c'è veramente da fare qualcosa. Qui sicuramente sfruttarla in tutta la... belle arti. Ti posso chiedere perché queste case sono così colorate, con queste, ecco, le porte tutte evidenziate? Ma forse perché vogliono un po' contrastare quello che è, diciamo, l'oscuro dell'isola, la pietra lavica, no? E poi essendo così colorate sono facilmente, anticamente magari, visibili dal mare, quindi... Restavano un po' il riferimento. Una cosa comune è che ogni costruzione viene fatta sempre così. Sì, la maggior parte sono quasi tutte diverse, quindi rappresentano.